Noi come Biancoverdi Insuperabili siamo partiti nel 2019, poi appunto ci siamo bloccati e adesso approfittiamo di questo spazio che ci ha dato la pandemia per uscire e per proporci. La nostra associazione non si propone solo di andare allo stadio per abbattere le barriere architettoniche, ma soprattutto vuole essere promotrice di cultura. I biancoverdi insuperabili non conoscono barriere, ma dopo 2 anni di pandemia vogliono tornare alla vita e lottano ogni giorno in modo concreto per avere le stesse opportunità dei cosiddetti normodotati. E sanno che lo sport, non solo quello che vedono allo stadio, ma anche quello da praticare, è una strada per sentirsi liberi e felici. Domenica proprio loro saranno i protagonisti della giornata Tutto Sport, che si terrà al Parco delle Acacie di Atripalda a partire dalle 9:30. Tutta la mattinata i ragazzi potranno, sia diciamo i normodotati, sia diversamente che spazieranno, avranno a disposizione tutti questi punti, diciamo, del percorso e potranno provare e mettersi a sfidare se stessi in tutte le discipline. Avremo poi il KIRS, che è un'associazione sportiva di danza, che si esibiranno proprio per dimostrare che anche col corpo, anche la danza si può fare, cioè i diversamente abili possono veramente fare di tutto, gareggiare con se stessi, e poi avremo l'esibizione del gruppo dei sognatori del Centro Avrea. Organizzare l'iniziativa non è stato difficile, visto il sostegno del Comune di Atripalda, ma anche di tutte le associazioni presenti sul territorio e naturalmente del CONI. È stata una manifestazione da organizzare in modo abbastanza semplice e tranquillo, in quanto tutto l'associazionismo di Atripalda si è stretto intorno a questa manifestazione, più altri che abbiamo chiamato noi dall'SN, e quindi è andata in un modo così scorrevole che non abbiamo lavorato per niente. Altre volte ci ha preso l'ansia nell'organizzare queste manifestazioni, adesso è andato tutto bene perché si sono create le sinergie giuste tra il mondo dello sport amministrativo e naturalmente. Un ringraziamento agli insuperabili biancoverdi che hanno organizzato questa bella manifestazione.